Siamo sicuri? Siamo sicuri? Vabbè, l'importante è non giocarlo in verità, ma vabbè. Aspettiamo, sono partiti? Sono partiti! Sono partiti! Winner! Winner, winner, chicken di... Ah no, aspetta, scusate. Semifinal! Adesso! Sono partiti, sì, non subito, parte all'avanguardia con 50%. Oh, quasi subito. Siamo finalmente a vedere un match parecchio interessante. Bowser Junior contro Min. Infatti stavamo dicendo, guarda, già 100%. Guarda, attenzione, 4Paki che perde. Mi dispiace, comunque, Paki. Non è la prima volta che vediamo Bowser Junior Min qua. Esatto, ma stavolta è Krem. Stavolta è Krem al posto di Pato. Pato si è perso. Oggi si è perso. È andato via. Pato è al randomino. Oggi non è stato confidente. Sì, esatto, non era stato confidente di vedi anche, lui non ha usato la tag for Bucky, ecco perché forse. No. Hai usato la tag Kawawawai? Tu? Sì, ecco perché l'ho fatto 0-2. Ok, vedi, fare il whip non risolve. E intanto qua bel forward smash, killa subito il nostro caro Kremesis dopo un bel 100%. L'attack di potenza, sì, proprio. Che entrambi i player, entrambi i fratelli... Pato? No, entrambi i fratelli Kremesis e Paradosso sono in top 8. Addirittura, attenzione, Kremi winner e para il loser. Cinquedine, ah no. Tranquillo, va tutto bene. Chicken dinner. Va tutto bene. E niente, siamo partiti. Non è vero, siamo già partiti da 3 ore. Ma scusateci, 79%. Siamo già 80%, 86%, 90%, 100%. Si è preso mentre noi scaccezzavamo. Sì, non ha già preso la seconda stock. E niente, sì, è stato bello. Bello è, infatti, perché comunque ha fatto solo 40% nel mentre Krem. Si vede che Krem non sa proprio cosa come gioca, sì, non anche, ma magari non ha esperienza. Ma forse ha giocato, dici? Non mi ricordo. Allora, vabbè, forse in caso comunque se per ora si è dimostrato che ha problemi, infatti adesso è riuscito però comunque a fare un buono 80%. Anche se Sinon già ha detto no, tieni la tua parte, tu mi fai 80, io ti faccio 70. E infatti adesso è di nuovo 80, 90, 100. Mi dispiace del buon... Oh, martellino! Ah, mannaggia. Il martellino. La parte più importante di Bowser Junior. Il martello è fenomenale. Siamo sicuri che è il martello. E non la card. Ah! Finisce? Finita. E niente, vai, prego, modifichi. Certo, modifico subito. E niente, è andato. Prima andata. Mi dispiace, ragazzi, è la prima andata. Ragazzi, Bob, Billo, Valentino. 1-0 per il signorino Sirone. Sì, è vero. Sirone di Lavagna. Ah no, non è vero. In che senso? No, non va bene. No, non ho capito. Oh, avevo visto Steve. Oh! Yoshi da parte di Kremesis. Pazzo. Is this the real life? Boshi da parte di Kremesis. Boshi, po. È arrivato Yoshi. Abbiamo uno Yoshi in top 8. Beh, è Krem, è normale. Alcuni contro le mie. Quindi andiamo. Siamo pereonti. Andiamo, pronti partiti. Per vedere Kuremu contro Sinon. Krem ha usato l'arma speciale, il dinosaurino viola. E adesso vediamo un pochino. Il dinosauro mi sa che pochi lo conoscono. Nel senso, anche Sinon, molto probabilmente. Ma Sinon lo minava. Ah, davvero? Prima di Min. Addirittura. Mm, e allora sì, non dovrebbe trovarsi bene. Spero. Penso. Come speri? Penso. So. E quindi niente, vediamo. Niente, siamo già. È difficile commentare un Min Yoshi. No, più che altro è. Bisogna effettivamente vedere come giocano, anche perché semplicemente il fatto che Yoshi. Oh. Madonna santa, sto becchiere di Yoshi, guarda, fa malissimo. Fa tre colpi e te li spacca tutti. Ma Yoshi non avevo un PG che fa male. Sì. Anche il problema è che ti fa palle anche i piedini. Non anime, però. Sì, è tranquillo. Ma quelli si piacciono a te tanto. Ma che cazzo stai dicendo? E quindi niente, siamo al 100% da entrambi. Madonna, siamo qua ancora vicini. Io non so se la prima stock. Stiamo facendo down B per paura. Ed è andata. Comunque vedere Sinon gli ha fatto letteralmente no you. Krem sta giocando con un'enfasi incredibile, tutto concentrato. Ma comunque è sempre
una magia molto vedere, no, sto dicendo, è sempre una magia vedere Sino come gioca verticalmente con Min Min, sia lateralmente che verticalmente. Però cioè, verticalmente col cazzo. Cazzo, è bravissimo da un lato, è bravissimo Sino, cazzo. Riesce a coprire un sacco di opzioni, molto probabilmente anche abituato anche al salto appunto di Yoshi. Perché Yoshi ha un salto bello alto. Vince Yoshi, volevo ritornare con vince Yoshi. Prima vediamo effettivamente com'è, perché comunque intanto il nostro caro Yoshi ha già un 100% di percentuale, quindi è forte lo Yoshi, è forte lo Yoshi Race. Dici? Sì. Vediamo. Ha tanti Penny Ball. Quel Bekeir bloccato dal Megawatt direi perfetto per Sinon, perché faceva malissimo, se no. Ok, sento cose strane in fondo. Sì, non ti distrarre, grazie. No, sì, infatti, dovrei continuare a commentare. Oh, Nair. Intanto siamo appunto 40%, riesce a fare un po' di percentuale. Era un destrezzo incredibile. Possibile, oddio, sì, sta trovando effettivamente difficoltà a killare Sinon al momento. Ok, e invece Megawatt indietro. Mi ha detto, no, ce la faccio, guarda. Infatti ha killato. È il problema che riesce. E no, adesso vedremo un attimino. Oh, da un smash, peccato per il soft spot, non riesce. Riesce? Vabbè, ovviamente riesce per fortuna a recuperare. Oh no, volevo parlare dei one. Tenta un B-reverse, non riesce. Oh, lo sto scudo. Se avessi fatto B-reverse avrebbe preso la stock, sicuro. A meno che si rommesciasse come non so che cosa. Beh, bisogna vedere effettivamente. Tanto al momento sono comunque even, tra tante virgolette. Perché si stanno comunque picchiando. Oh! Ma nessuno continua a killare. Cioè continua, nessuno sta killando. Un continuo F-smash o tentativo di fare mosse auto-shield call. Esatto, anche perché comunque Krem sta, Krem sta cercando di... Ma sta succedendo? Krem sta cercando comunque di edge guardarlo un po', ma... È più un meme sto game, che effettivamente un game di... Niente, Megawatt. Ha spaziato male l'up smash e si è preso un Megawatt in faccia. Esattamente. Siamo tutti troppo sino, ragazzi. Ok, tiriamo Kaguya qua, stretto davanti. Il cappellino. Qua c'è anche lo scontrino. E niente, siamo... Lo zero, togli magari la scritta, se no non possiamo vedere, grazie. Leg, sì, proprio del leg. Mute City, attenzione. Counter per il stage. Mio figlio è rimasto là. Sì, il tuo Roy piccolino è rimasto là. Sdraiato però. È pain. È in pain mood. Naruto? Eh? Naruto? Sì, proprio quello. Town in City, piccata da Krem, immagino. Non riuscivo a parlare. Vuole cambiare pick? Di nuovo? È in ansia. Non sa se piccare Bowser Jr. o piccare Yoshi. Si vede che... Prende Pit. Prende Shulk. Prendimi Rosalinda, dai, prendimi. Ok, scegli ancora... Oh, Incineroar! Cosa? Incineroar da parte di Sinon? Per finirla? Per finirla? C'era un Incineroar, ma non pensavo lo tirasse fuori in torneo. Bianco. È lo Shiny Incineroar. È lo Shiny, no? Sì. Sì, no, forse. Sì Shiny Incineroar. Contro Yoshi! Contro Yoshi! Qua! Non ha capito sincero perché ha piccato Incineroar. Macchina da combo. Signor Lei ha letto esattamente il tuo messaggio e quindi ha detto no, vabbè, lo cambio. Non voglio avere troppo vantaggio. È il mio stage di Min Min, 0.25, picchiamo Incineroar. Però dice... Intanto sono già even, sì, sono 60-90%. Oh! Mi sbagliai. Sto 90%, sto cavolo di AI perfetta da parte di Sinon. Bravo, Krem. Aspetta. Sì, madonna. Calcolato malissimo. Sinon, Sinon. Attenzione ragazzi, Sinon. Oh! Scusate, Sinon ha perso la stock. Però piccare un personaggio che non è uno dei tuoi che giochi di solito in un torneo, in winner semifinal, in top 8, o perché... Boh, non lo so. O magari perché dici, sono in top 8, posso fare più o meno quello che voglio, sono i winners, sti cazzi, anche se perdo. Esatto. Cos'era quello? Cos'era? Chi l'ha? Ah, Nair! Tenta di smash, ma non ce la fa. Perché le code di Yoshi sono troppo rompiscatole. Dai, faccelo un fair di Spike. Ok, bravo, Krem, recuperare. Da un B.
Non be neutral. Non, è, non, non una delle migliori soluzioni, penso. Ma da chi? Da parte di Yoshi, intendi? Sì, da parte di Yoshi. Oh! Sì, dai, no. Gli ha letteralmente detto, no, voglio io con legge. Niente. Oh, tantone, la taunt. Occhio. Le taunt. Partono le taunt. E Creme la seconda partita oggi che taunta. No, no, ha tauntato anche sì, non prima. Sì, ha tauntato appena fatto la kill con la B. Ah, vabbè. Vai, Creme. Pazzo. Sì, non, oddio, le, oddio. Sì, non le sta effettivamente prendendo. Oddio, le sto abbastanza. Prendendo. E a 108% all'ultima, oh, stock. Non ce la fa. Ce la fa. Oddio. Ce la fa. È riuscito a recuperare grazie anche alla platta. Stock, guarda lo stock. 60%. Oddio. Oh, bravo. 144 contro 71. Fa davvero sto match, tanto proprio male comunque Yoshi. Infatti si vede. Si vede che Siro le sta prendendo con l'Incineroar. Ah, lo prende e killa. No, fa male, killa. Fa malissimo. Cosa sta cercando di fare? Ha tentato di guardare malissimo. Penso che vuole plumarlo che è... La killa? Benissimo, dai! Bravo, bravo Kremisis. Questa partita, non questa stock non verrà mai presa a quanto pare. No, perché calma, calma. Sono even praticamente, c'è un 0.8%. Sono entrambi in rage. Oh, shield break! Oh, shield punizione break. Niente. È oh, niente. Fear! Oddio, primo game da parte di Kremisis. Vince. Vince Yoshi. Vince Yoshi. Uno. Vince Yoshi. Vince Yoshi. Sto delirando, scusate. Vince Yoshi. Incredibile. Perché? E vince Yoshi. Sì, proprio qui. Andiamo un po'. Kremisi si dimentica che deve bannare. Kremisi si dimentica le regole. Sì, tranquillo. Vediamo un po' che stage scelgono i ragazzi. Mi sembrano un po'. Norfair. No, non Fire Emblem momento. Kalos. Kalos. No! Nintendo! Small Battlefield! Nintendo! Ringrazio il... Ringrazio il... Chi ringrazio? Nintendo! Nintendo! Sto stanco! Dove sono andati? Non ho visto. Mimin ripicca Mimin! Ripicca Mimin! Ha ripiccato Mimin! Ha capito che i Genshin non era una buona idea! Aiuto! Va bene, va bene! Ripicca Mimin! Classica, skin... non mi ricordo il colore della skin. Ok, questa qui. Maglietta bianca. No, gialla. Non ci vedo. Perfetto. Ritorniamo con... Capito skin? A quanto pare sì. Poi la skin che gioca lì, cioè non idea. Andiamo un po'. Up smash. Intanto vediamo Kremisis molto... molto grigi, più o meno. O magari non so giocare bene il matchup contro Mimin. Non ne ho idea. Però Yoshi mi sembra abbastanza valido contro questo PG. Con un PG del genere, del calibro di Mimin. Oh! C'era quasi lo shield break. Kremisis evita uno shield break. C'era quasi. Comunque molto solido anche il Yoshi di Creme. Sa quello che fa, niente, Siron fa up smash, ammazza. Bello tranquillo, si va. Non smash. Ok, scusatemi, ci sono. Ok, tranquillo. Creme ha quasi riscatto uno shield, break, adesso sembra abbastanza... Adesso è in vantaggio Siron di una stock, ha ucciso ancora di up smash. Bravo, se non fai una stringa completa prende 75%. Te carica! E niente, è stato bello. Centaur deve andarsene, ritorna Sig Mike con me. Ed ecco, è ritornato. Tag! Eccoci. A metà del match, siamo così via. Pam. A metà del match, 2-1 per Siron. Praticamente come se fosse un fighting game di quelli veri in cui giochi tre personaggi, insomma. Incredibile. Skullgirls secondo in core, perfetto. Bravissimo.
Bellissimo, dai. Bravissimo. Bravo Crema anche a bel fosfondo. Insomma, ah, da un come sta andando qua? 2-1, 2-2, perché okay. Sino ha fatto la maglialata di giocare in Cinderella e ha perso. Però ci sta, rispetto moltissimo il fatto che decisione rispettabile, devo dire così. Assolutamente sì. Chiunque giochi in Cinderella va rispettato, è proprio di base, è una regola. È proprio una regola normale. Oh! Oh, bello quel Nair, rame. Bello il Nair, attento al fermo, non ce la fa, non arriva alla piazza dove l'ha tirato Sirol. Salta dentro al D.I. simpatico perfetta. D.I. perfetta la parte di Kremesis. Vediamo un po', Nair, prende Soul Spot, mi sa. No, credo sia, era Soul Spot, ok. Non mi ricordavo se era Soul Spot o Sweet Spot. Vabbè, ma sì, dai. Un man. Vabbè, giustamente, martellone dall'edge. Se lo mette in mezzo ai denti e via. Ricordiamoci che contro Mimino la gente non scuda. Vabbè, ma anche se scudi, cioè oggettivamente. Oggettivamente è vero che l'hanno aver fatta in effetti sul punto di vista. Quindi sì, magari. Ma la cosa è che la gente non impara un matchup. Sì, beh, non è un matchup proprio divertente da imparare, diciamocelo. Sì, ma non c'è la persona che non piace il Mimino. Sì, poi rischi anche di subire uno shield break, quelle cose lì. Cioè, devi sapere il matchup. Esatto. La base è impari il matchup contro Mimino e la vinci. Non è troppo non è detto che la vinci, però sicuramente non però lo giochi in una mentalità diversa. Sì, esatto. Quando Mimin prende lo stage, ci prende tutto lo stage. È anche vero che alcuni personaggi non hanno proprio, cioè, se vedi Mimin dall'altro lato, cambia il personaggio. E finisce Megavatto 3-1. 3-1. Ah, GG's, GG's per Siano, sì. Però sei un maiale, fatelo dire. Cazzo, picchi in Siano. Hai fatto bene.